quale che sarà l'andazzo, l'andazzo della live. Ora scrivo anche nel mio gruppo che siamo live, in modo che iniziano a venire tranquillamente. Bravo, giusto, mi hai fatto ricordare che esiste Discord. Possiamo fare questo podcast in tutta tranquillità, parlando bene, in maniera educata, civile e tra persone soprattutto adulte. Adulto a chi l'hai detto? Adulto a te, vecchio. Ragazzuoli, siamo là con 5 minuti d'anticipo. Buon, perfetto. Ecco, e mi dimentico. Tagliati la lingua, che poi capirai, teniamo 2 anni di differenza. Dai, l'ho messo due? Con due giocatori. Così. 12? Che 2? Che 2? Che 2? Te c'hai mica 38 anni. Io? Sì. Ma che cazzo stai di? Ma va a cagare, sì. Ma. 38 anni meno 7. Ah, ecco, allora. Allora ok. Allora ok. Buonasera, o comunque Francesco. Partiti buonasera, tutti. Gabriele. Boh, vedi te prima i commenti di me, porca miseria, ma che meno male che c'è il computer che fonde. Addirittura la giacca. Ragazzoli, buonasera. Io non so lui come fa a stare con la giacca. Che tra l'altro lui... Signori, perché questo è un podcast professionale dove dobbiamo analizzare per bene il meta attuale, parlare delle spese delle Dreamball e gestire bene tutta la questione. Non è una live sciocca che potete vedere tutti i giorni di altri canali. Questa è una live professionale. Prego. A livello giusto di cronaca, lo dico subito, tanto che siamo ancora nei primi 5 minuti di live, prima che svacchiamo tutto quanto, così almeno rimane negli annali. È la live che aspettavo di fare da più tempo in senso assoluto, questa cosa mi onora moltissimo. Non me ne vogliano, tutti gli ospiti presenti, passati e futuri, però giustamente io e giustamente io e il buon Fabio qua abbiamo iniziato quasi insieme, più o meno eravamo giovani. Io ancora perché non tengo i capelli bianchi qua di là. Io non avevo ancora il parrucchino, quindi non avevo ancora bisogno di portare il parrucchino. Non avevo ancora le giacche, le cravatte, erano altri tempi. Eravamo giovani, spensierati e amavamo questo gioco. Eravamo felici del Dream Festival, i banner li skippavamo, giusto? Chicco, ti piace? L'RNG non ci aveva ancora fatto perdere il lume della ragione. No, in realtà l'RNG invece a perdere il lume della ragione, perché all'inizio beccavi soltanto bot, se ti ricordi. Cioè il primo anno beccavi solo bot, sì, tu non lo sapevi perché non c'era. Ma è vero, perché al tempo non è che te ne accorgevi molto, però è vero, era il 90% era bot. Erano tutti quanti bot, quindi tu continuavi là tranquillo nella tua serenità, io tutto tranquillo, re del calcio, però sì, re del calcio, assolutissimamente. Buonasera Daniel, buonasera Rufy, tutto bene signor Rufy stasera? Ragazzi, io non saluto, ma perché tanto lascio andare lui a ruota libera. Fate finta che quando saluta lui saluto anch'io. Ah, ecco, fatemi un piacere però. Ragazzi, dovrei aver attivato gli alert, credo. Quelli riscattabili coi punti canale. Fatemi sapere, appena qualcuno avrà guadagnato abbastanza punti canale, se funzionano o meno. Perché sì, direi che funzionano. Direi che funzionano, Beppe, perfetto. Si va a Berlino, ne bastava uno! Ne bastava uno! Signor Roberto, ma lei come si sta trovando attualmente nel meta attuale? Di merda, però vabbè, questo è cosa nota. Come, signor Roberto, mi hanno detto che l'altro giorno l'hanno beccato il ranking che stava derankando. Sì, rankando, una partita giornaliera. Ti sei rovinato? Cazzo, lo so, ragazzi, mi sono rovinato. No, assolutamente, mi hanno detto che lei stava giocando, ma stava quittando, ha beccato 2 o 3 italiani di chi l'ha quittato. Le cronache dicono che stava cercando di tornare in platino per fare la Dream Ball. No, fortunatamente, luce. Guarda, fortunatamente, è vero, mi è successo un paio di volte nell'ultimo mese, ma bene o male è un mesetto che riesco a stare stabile in Superstar, più o meno. Adesso non voglio dirlo, non voglio gridarlo troppo ad alta voce. Ragazzi, non dovete farmi tutto l'elenco degli alert, ne bastava uno per vedere se funzionava. Tutti quelli coi bit, tra le altre cose.
campione d'Italia. Non possiamo più farla la live, mi sa. Andremo avanti ad alert per... Ah, io non li ho dovuti mutare, non li sento io, quindi non so neanche cosa sono. Però se hai trovato il beat, è normale, fa parte del gioco. Sì. Vedendo la mia live dovresti saperlo come il beat. Il beat è magico, quando parte il beat, parte il beat. No, dovrò modificare solo un attimino l'audio in modo che partano, ma che non si sovrappongano. Devi rimetterlo falso, perché altrimenti sovrasta anche l'audio sia tuo che mio. Esatto. Però sono felice di vedere che la gente spende i beat. Bravi ragazzi. Ma poi tu che sei più esperto di me di sti beat, a noi altri ci viene in tasca qualcosa o si becca tutto Twitch? Dipende, a me spendono tipo 10 euro a sera e mi arriva 1,50 euro più o meno su per giù. Quindi... Ragazzi, andate coi beat che la benzina costa 2 euro al litro. Andate coi beat, tranquilli. Devono andare letteralmente di 40 euro di bit per farti avere 5 euro a te, capito? Non conviene proprio la cosa. Sì, beh, se vanno avanti così tra 20 minuti ci arrivo. Sta facendo solo bit. Inizieranno a dire che sono sempre gli stessi, che sono odiosi. Comunque con i beat non li tieni. Ah, ho capito. Quindi sono tutti punti canale. Quindi in realtà non stai prendendo neanche un centesimo. Ho capito. Comodo, non li messi quelli là, devi installare Sound Alert. Ho installato Sound Alert. Questi qua da Sound Alert arrivano. Ma li hai messi con i punti canale, non li hai messi con i beat. Ho fatto un tot coi punti canali e un tot coi beat. Adesso sinceramente non ho la minima idea di... Gentilmente, chiamami Mister Rippa. Non mi salutare in maniera normale, grazie stasera, per favore. Andremo avanti così tutta la sera coi beat. Non si capisce una mazza. Giusto? Gli devi mettere reuse. Metti, lo puoi fare anche se già stai live. Metti reuse di 90 secondi. Metti almeno reuse di 90 secondi, se no non... No, lo so, il problema è che se provo ad aprire il browser mentre sono in live, è successo 3 volte su 3, mi crasha la live, quindi è una cosa che dovrò... La sistemo io, attualmente c'è il suono. Sì, attualmente c'è il suono. Però fortunatamente con qualcuno non è un problema, con qualcuno ti si sente, ce ne sono un paio che sono troppo alti. Dimmi il momento in cui mi sentono che fermo io la situazione. Ecco, aspetta, ti do il via. Dai. Ne grande bucchinara, ha voluto per me, no? È finita! Oh, basta con sti cavolo di alert! Niente, sono partiti! Quando mai l'ho detto? Quanto mai l'ho detto? Ma ragazzi, datevi un contegno! Quando mai l'ho detto? Baltrix, giuro che ti banno. Giuro, basta. Non si capisce un cazzo. Basta. Non si capisce niente. Ok, questo può andar bene. Grazie Diago. Diagonale. Dimmi quando possiamo ritornare live. Io intanto Provatene uno. Ho detto, cazzo, provatene uno. Uno, ho detto, provatene. Vabbè ragazzi, io e Fabio andiamo a prenderci una birra. Fateci sapere quando possiamo fare la live. Che cazzo. Niente, io continuo a leggere che partono uno sopra l'altro, quindi mi sa che non finirà mai. Basta, ok, dai, sono finiti. Sono finiti? Oh, sono finiti. No, Vitti! Ci avete cacato pazzi, sarà anche tranquillo e non ve lo dirà mai, ve lo dico io, ci avete cacato pazzi. Non si, è che non posso farci niente, non posso interromperli. Si può interrompere, tieni OBS ora. Allora, non sono su OBS, non so, io sto provando, quello è il problema. Ecco. Nella schermatina che ti ho fatto browser search, dove hai inserito il link, chiudilo, cioè metti il clicca sull'occhio e ti dà la linea sopra l'occhio e quindi non far confusioni. Faccio così quando non rompono troppi coglioni. Faccio così perché tu li devi addomesticare, sono delle piccole scimmie. Ho capito. Dove cacchio è? Fonte browser, sarà questa. Finita!
Fonte Browser. Amici, si va a Berlino, Beppe. Si va a Berlino, Beppe. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Beppe! Nascondi livello. Vediamo se funziona. Non sento più niente. Tranquillite. Fregati. Bucchina, la sviata a culo. Bloccati. Bloccati. Oh, Deo gracias. Allora, possiamo possiamo iniziare finalmente la live. Il napoletano serve sempre, non c'è sta niente da fare. Un napoletano bucchinara serve sempre. Una grazie cosa... Vitti per la cosa, subscribe l'abbonamento, credo. Adesso piangono tutti. Grazie a Vitti per la sub, grazie Vitti! Un bacione Vitti! Ciumeggio! Ok, stavamo dicendo? Allora, possiamo iniziare con argomenti. Ma non hai messo l'obiettivo delle sub? Ma con me, dove sta l'obiettivo delle sub? Oh, è già un miracolo che sono riuscito a mettere gli alert. Una cosa per volta. Stasera 40 sub. Una cosa per volta. È già un miracolo che sono riuscito a mettere gli alert. Cazzo, e direi che funzionano anche fin troppo bene. Gli alert torda, ma parli sord. 40 sub a terra, signori. 40 sub. 40 sub si chiude tutto. Vai. È la reunion dei poo. Attenti. Ah, è Max, grazie Max. Max che ha regalato le sub. Scusa Max. Abbonamento. Voglio venire a casa tua e sparare. Io sparare con pistola vera, non sparare per finto, my friend. Io ti sparo serio, ok? Va bravo, my friend. Va bravo. Tu fare sub e shut up. Siamo ok. Allora, dobbiamo andare a vedere gentilmente il Santana, che onestamente parlando il Santana è l'unica cosa bella di quel banner, perché poi sono tutti ma si sa qualcosa di questi giocatori. Allora te lo dico io, Santana verde con non perde dall'angolazione, consumo della stamina ridotto, killer di stamina. Aspetta che l'ultima me la invento anche. Ah, ecco. Killer di blocco. Guardaggio fatta. Consumo della stamina ridotto, ci vuole colpo vigoroso. Se no non ha senso. Colpo vigoroso non ce l'ha. Però c'ha la notte tutta passiva. C'ha? La che cacchio c'ha di passiva? La passiva è auto rovesciata. Ogni volta che la palla si trova vicino tra i difensori che passano, c'è la possibilità che lui prenda e rovescia. Sì, ok. Il tablet mi si rovescia. Ho preso la Tsubasa a zero, è reale. Ok. Non è che tu dici è brutta. Su Tsubasa a zero sono riusciti a farla, ma possono fare pure qua. Sì, adesso non pretendiamo. Su cose che possono riuscire a fare qua ultimamente, già se riuscissero a fare quelle due o tre cose che dovrebbero fare, sarà veramente buono. Sì, però tu stai scherzando, lo sai, a me capita un sacco di volte che tra di loro, no, nella difesa, per perdere tempo, perché magari c'è il portiere scarico, si passa la palla tra i difensori, no? Prova a fare la vecchia melina, che ora è più difficile, però si prova a fare la vecchia melina. Ma ora anche io contro le debuff melino tutto il primo tempo contro voi bastardi, perché tu fai parte io non sono debuff. Allora facevi parte dei bastardi. Contro voi bastardi io il primo tempo giro in tondo, faccio le parapim macarena, ok, quindi in quel momento, se la Kelab metteva qualche passiva in più come su Tsubasa Zero, mamma com'è bello Tsubasa Zero, dove sei? Un bacio, a te che sei chiuso non ci sei più, un bacio Tsubasa Zero. Comunque su Tsubasa Zero c'era auto scivolata, auto rovesciata, auto madonna, quindi quello passava il pallone e tu ti trovavi la palla persa. Maronna mia, com'è bello. Andiamo su Tsubasa Zero. Fabio si è dimagrito, è normale, sono aiuto a correre, guarda qua, la live di stasera è sponsorizzata da Fila. A parte che se dovessi fare 4-5 live così dimagrisco anch'io, perché è tipo come andare in sauna, quindi puzzo talmente tanto di sudore che pure la gatta si rifiuta di venirmi vicino. Faccio schifo. Vabbè, seconda parte della coppa, secondo te sarà ancora S5 o ci daranno una coppa un pochettino più coppa? Pardon, ma perché tu le coppe le fai ancora? E per le 10 Dream Ball, sì, per le 10 Dream Ball. Per le 10 Dream Ball, sì, però poi indipendentemente, cioè io schiero sempre la prima formazione che mi capita a caso, non me ne importa niente. Poi becco sempre il solito italiano che tryhard e fa, abbiamo pareggiato.
e niente, là mi viene voglia di suicidarmi. Ne ho ben d'onde, quello accade anche a me. Da, tanto ormai tutte le coppe le usi comunque con la stessa formazione, perché almeno che uno non ha tipo 12 formazioni tutte Bondari 4, alla fine l'unica formazione che puoi usare in coppa è quella Bondari 4, quindi in genere una è la formazione che si usa, quella che utilizzi anche in rango. Uso la main, però comunque in generale ci sono degli accorgimenti, tipo nella scorsa coppa la mia main non serviva un cacchio, naturalizza non serviva una sega, tutti gli altri non servivano una sega, comunque ho giocato giusto per giocare, però ho fatto le mie 10 vittorie, me ne sono andato, non ho manco provato a fare di più, ho fatto 10 vittorie e fine. Mm-hmm. Però il problema reale, vedi, la chat sta parlando di una cosa seria, la chat, ma perché si vede la webcam? Cioè si vede sia me che a te, o il problema mio, si vede che ogni tanto scattiamo. No, sì, no, è problema mio. C'ho anche io la CPU che parte a dei picchi, ha dei picchi, va dal 17 al 58%, così dal out of nowhere, dal nulla. No, all'improvviso vedo tipo a me che gesticola, quindi mi vedo ultra estinto. Allora, considera che già il mio PC è un miracolo che regga le live condivise, ma un grandissimo miracolo. Col caldo che fa qua dentro, non mi stupirei se tra un po' iniziasse a fumare anche lui, però. Finché regge andiamo avanti. No, sì, è normale. C'è qualche calo di frame rate. Questa è una cosa che devi provare a cambiare. Questo è un discorso per un'altra volta. Però ora torniamo a una cosa iconica. Visto che il tuo canale è molto informazione, torniamo a un momento di informazione. In realtà Santana, quella posa che sta facendo è una posa che con la maglietta del Brasile non ha mai fatto, ma ha fatto con quella del San Paolo. Esatto, sì, quindi hanno preso momento tra virgolette che te batte il corazon, però l'hanno buttato con la maglietta del Brasile. Ho detto una cavolata, del Flamengo, non del San Paolo, vabbè, piccolo lapsus. Sì, vabbè, ti ho capito, ma sono andato avanti, non mi sono soffermato. Non posso flammare pure tipo, flammo tutti. No, comunque non uso Chrome per le live condivise, uso Discord, siamo in una banalissima chiamata su Discord. Siamo su Discord normale, anche perché io ho il computer che sta andando, oggi ha deciso di morire, cioè non è che oggi ha deciso di morire, oggi ho preso un brutto virussino, quindi non posso fare nient'altro che essere una webcammina, al massimo posso diventare a comodità tipo Stella, ma oltre questo non posso fare nient'altro. Quindi non posso fare una, anche se avessi voluto farla io la live, non avrei potuto farla. Quindi in linea generale stasera va bene, almeno per me va bene così. Per Bard è un po' di meno, perché c'è una scimmia incavolata in live, però chapeau, ha scelto lui. La scimmia incavolata in live, sì, è una scimmia. Vabbè, dai, allora, dei brasiliani non si sa sostanzialmente un tubo. Io ancora devo pullare sui tedeschi, mannaggia me, lo farò. Quanti trimboli ci stanno? No, volevo aspettare. Fatto shaft a me Salina, se che c'ha combinato? Salina, che cazzo c'entra Salina? Ragazzi, tutti quanti in chat, se lo volete vedere pullare, pull, ma andiamo, vai, facciamolo pullare. Prima vedere come sono i brasiliani, che cacchio pullo sui tedeschi senza sapere come sono i brasiliani, vabbè, ok, dai. A tre sub si pulla, vai. Mizzica, ma ti ascoltano pure. Dai ragazzi, pull, sub, dai, a me quello che fa strano è che ti ascoltano pure. Manca una al pull, vai. E ci sto andando un attimo. Dove cacchio sono finiti sti cavolo di tedeschi? Eccoli qua, calciatori sfidati. Però onore del vero, manca un'altra sub, fermati, non devi andare subito. Impara i trucchi del mestiere, fatti guidare. Ma tanto non arriva. Devi ragazzi, manca un'altra, dai, andiamo, let's go, hey, oh, let's go. Ci sono delle cose per me che sia ancora... Eccola là, ne è arrivata un'altra. Grazie Michael, per me... Ma io non lo so mai di questa gente. Comunque, per me stanno regalando sub a tutti. No, sono prime, sono gente che ti ha, cioè Max ha regalato una sub, poi ci sono stati due prime, quindi gente affezionata a te veramente, perché quando una persona ti regala il prime, ditemi una cosa, è come se ti regalasse il culo. Io non lo so, perché sono l'unica persona sulla faccia della terra a non avere Amazon Prime, quindi... Mi chiamo fuori. Quando una persona ti regala il Prime è come se ti regalasse un pezzo di cuore. La faccio sto pull adesso? No, tanto quello da 30 l'ho già fatto, alla peggio perdo 190 dribble. Stiamo parlando, capito, calma, facciamo per non farti perdere tutto. È solo quella da 40 e quel è il terzo step e basta, poi ti fermi, poi altre sub, altrimenti non manco il cazzo. Ok. Dobbiamo fare sistemato. Però il discorso che devi capire nel mezzo è che quando
ti danno l'Amazon Prime, lo potrebbero dare a 10.000 persone, ma quando scelgono te, proprio te, significa che sei speciale, significa che nel loro cuore c'hai un posto particolare. Quindi quando c'è un Amazon Prime è ancora più bello di quello pagato, perché significa che tra 10.000 persone in cui potevano fare un click, anche se quello pagato è la stessa cosa, però ok, hanno scelto proprio te. Quindi a quella persona tu gli devi fare due chapeau, non uno. Quale grande onore, veramente. Adesso dovrò segnarmeli tutti su un taccuino, allora. Sì, infatti... io mi faccio una lavagna, faccio una lavagna qua dietro e faccio tutti i nomi del sub del mese. Faccio una lavagna tutta qua dietro, tutta qua dove stanno i pannelli. Tanto ringrazio un male che sei iscritto, anche se non esce fuori l'alert, perché me li ho dovuti bloccare. Vabbè. Stanno parlando della ricerca. Se volete la ricerca, tutti quanti ricerca. No, la ricerca col cacchio, te lo metto. Volete la ricerca, volete il pool normale, che volete? Frega niente, pullo come dico io. Se volete il pool normale o la ricerca al terzo? La ricerca al terzo o il pool normale? Ragazzi, fatevi sentire. Non ho mai detto. Non mi fate mettere sotto dalla chat di Barde. Non ho mai detto che sia una democrazia. Non ho mai detto che questa sia una democrazia. Questo è un... No, qua comando io. Questa è una monarchia, pisello bull. Angelo, chapeau, ricerca, grande Gabriele, pull, curocane bannato, già ieri ti volevo bannare. Poca noti nel prime, non ti posso bannare. Andrei, ti voglio bene. Io tanto pullo, qua andiamo avanti. Io tanto pullo, via. Ricerca, Bard, vai. Primo, normale, terzo è ricerca. Guarda che non ho shaftato per tutto l'anniversario. Se shafto con te stasera, io non te lo auguro, io lo dico a tutti, io non auguro mai lo shaft a nessuno. Per me lo shaft qua vorrebbe dire trovare solo tipo Tiger Brand all'ultimo step. Quello sarebbe shaft. No, però in realtà no, mi farebbe neanche schifissimo Tiger Brand, devo dire la verità. Sì o no? Stai facendo tale qua lo compagno tuoi. Come si chiama? C'è lo strano. Jenna. Ah, lo strano Jenna, lo strano Jenna. Ragione, io non mi ricordo, mi è venuto un attimo di lapsus. Ok, quindi adesso l'SSR è garantito, lo devo fare subito. Ora vai dietro, devi andare dietro e devi filtrare la ricerca mettendo solo giapponesi. Ma se non è uscito niente, che ricerca faccio? Ma devi imparare le cose, le devi imparare come si. Non è uscito niente. Allora, tu ti ricordi quando hai visto quella live di Ino che io giravo con la sedia imitando Baldini? Te la ricordi? Perché è stata una cosa. Ho fatto la ricerca e là è nato il mito della ricerca. Okay. Se tu vuoi rompere il mito della ricerca stasera per puro egoismo, perché questo è puro egoismo, per puro egoismo, chapeau a te e chapeau a famiglia. Però io mi dissocio da tutto questo. Mi dissocio e ti fanno pure dopo da Telegram. No, la ricerca. Lo sto facendo! Che cazzo? Questa è una ricerca brutta, questa ricerca blanda. Boom! Ti fa la ricerca non quella santa in allenamento. Non per in allenamento! Ma no, ma già pure in Germania, ma non si fa così! Ma sì, non si può insegnare tutto. Vai in allenamento. Cancelliamo sta cosa. Vai in allenamento. Andiamo in allenamento. Ecco, è come se ti sto facendo la guida uno che per la prima volta pulla. Ok, allenamento, perfetto. Chapeau. Mo facciamo. Grazie, filtro attaccanti giapponesi. Allora, dove cacchio sta? Allora, giapponesi, attaccanti, ok. Ma perché attaccanti giapponesi se è un banner tedesco? Dai, non ti preoccupare, escono pure i giapponesi qua dentro, fidati, l'ho beccati. Attaccante giapponese. Va bene, ok. Attaccanti giapponesi. Ok. Vabbè. Voi non lo vedete. Adesso ecco, aggiorno un attimino, refresh la paginetta. Vabbè. Posso tornare al pool? Bard pagare sì, allora, della divisione. Puoi tornare al pool. Ora, quando bulli che escono le frecce, quando devi chiudere perché non ma che chi devi chiudere che sono con Vice. Vabbè, posso censurare, però posso effettivamente no che posso censurare un po' devi chiudere non posso chiudere sì. Non posso chiudere perché poi non riesco a riaprirlo. È quello il problema. Non sono con l'emulatore io. Non sono con l'emulatore. Con il cellulare, devi chiudere l'app e la riapri. Mica devi spegnere il telefono, mica devi buttare il telefono dalla finestra. No, perché sennò vedono tutte le foto di mia moglie nuda che sta come screensaver. Quindi non posso. Sto scherzando. Mamma mia, che stiamo tirando stasera fuori dal barduccio. Vai. E quando fai di barduccio ste cose se non ci sto io? La prossima live che dobbiamo fare assieme, voglio anche le relative consorti, eh.
consorti, fidanzate. Mara non si fa vedere, Mara non si fa vedere in webcam dal 16-18, nemmeno non era manca nati l'ultima volta che Mara sarà subito in webcam. Fagli mettere un cappellino, degli occhiali e una mascherina. Però poi se tu censuri, poi come si fa a sapere? La ricerca perde tutto il suo senso. Allora io adesso, allora per voi, io adesso ho bloccato l'immagine, quindi voi non sapete che cavolo sta uscendo. Nessuno sa che cosa sta uscendo. Io vi dico solo che ci sono le tipe. La faccia vengono poco preoccupata. Uno vengo contento. Allora, è nuovo. Perché ha detto tre bestemmie in aramaico. Però dalla voce non mi sembrava Crucco. Ah, pareva giapponese. Dalla voce pareva giapponese. Mamma mia, che brutta botte. Chi ti manca di caccia giapponese? Mizzica, tanti. non pochi. Quindi adesso, in teoria, riprendo. Non ho visto nemmeno io chi cavolo è uscito, Sto andando all'orecchio. Mica ti mancano quelli là delle tre. Allora, non so, i Gao, quelli là... Tanto, la cosa buona di Twitch è che dopo 2 giorni la diretta su Twitch scompare, quindi... No, scompare dopo 14 giorni. 14? Io domani questa già la levo. La salvo su YouTube. No, non posso, perché altrimenti mi chiudono... Ragazzi, clippatelo, questo taglia tutto, clippate, voglio andate a clippare. Questo taglia tutto, clippate. La metterò su Telegram e va. Comunque non vedo, cioè sono... Sono dentro nella ah, però è perché. Ma no, sì, ma pure. Ha detto la moglie nuda. Ah, ha detto, non è un attaccante. Ha detto un sacco di cose. Quindi, non è un attaccante. Allora, non... devi fare CA. Ma dobbiamo andare piano piano. CA. Mamma mia, sprammi, no, perché sennò è quello che sono tutto. Non mi sembra neanche un CA. No, però c'è attaccanti, tieni lo spunto. Vabbè, va bene, non fa niente, va bene. Ok, ma andiamo avanti. Ah, ok. Let's go, andiamo. CD? Dai, non è un CD, è Mizugi. Com'è Mizugi? Già sei arrivato? CD stava, che ti devo dire? Vabbè, però, non so neanche però, che versione è questa di Mizugi. Questo è buono. Ma non è quella della 3M? Non è quella delle 3M? Colpo vigoroso? No, questo è forte. Oh, giuro che non lo conosco. Ah, è vero, perché... È vero perché è uscito un altro Golden 23 dopo quello delle 3M. È il penultimo uscito allo scudo. No, questo è l'ultimo gacha uscito, perché poi c'è il rosso. Sì, perché poi che è il limite, quello... è vero. Ok, questo è l'ultimo, è debuffino se non mi sbaglio. Questo è forte nel momentum. No, debuff non credo, mi dicono scudo, quindi se ha lo scudo non può essere anche debuff. Allora, se tiene lo scudo, no, sei sicuro che c'ha lo scudo? Ma così mi dicono, io non lo so. Sì, quello è scudo, dicono. AutoCAD scudo. È bello forte. Po'. Scudo. Mi dicono che scuda. Qui adesso è inutile che faccio la ricerca. Che cavolo di ricerca devo fare? Ma la ricerca, cioè già le spacca, ma perché tu sei giapponese dentro, non ci credi. Ma non è quello il punto. Tanto allora, adesso possibilità che trovi qualcosa in quello da. Cos'è? 50 Dreamball, la penultima. Che vuoi fare la penultima, non vuoi fare l'ultima? No, poi la faccio l'ultima, ma l'ultima è per forza tedesco, quindi che ricerca vuoi fare? È tedesco. Ok, questa già skippiamola. Metti una foto di San Gennaro a schermo almeno. Metti San Gennaro. Allora, vediamo, adesso blocco ancora l'immagine. Voglio vedere se riconosco. Metti una foto di San Gennaro. Ma che cacchio mi fa San Gennaro? Io mica sto a Napoli. Che fa San Gennaro? Ah, spiegatanci il visto proprio. A parte la roba lì del sangue che si decoagula. Che c'entra? San Gennaro fa i miracoli. San Gennaro parla le palle arcobaleno. Ma che stai dicendo? C'è già la palla arcobaleno. Allora, fammi parcheggiare. Voglio provare a sentirlo anche qua dalla voce. Tipo, cos'era? Non Sarabanda. Sì, no, era Sarabanda che provavano a immaginarlo dalla voce. No, la indovino con una. Guaglione non mi piace più, perché visto non credo in San Gennaro. Zitto. Chissà, non va manche in chiesa. Non va in chiesa. Questo è Snyder. Garantito. Questo è Snyder. Riconosco la voce di Snyder come riconosco la voce di Simona. Questo è Snyder 100 su 100. Proprio 100 su 100. Non è male. Se fammi girare così lo vediamo subito. È Snyder. Oh, la voce di Snyder era inconfondibile. Era assolutamente inconfondibile. È buono, perché tu se ti cacciano i debuffare. Tu là che ti debuffano proprio dietro. Allora, adesso ti faccio vedere una cosa. Mo te faccio vedere.
Capo, prego. Te faccio vedere. Allora, mi metto comodo. Come faccio? Squadra. Allora, tecnicamente uno per costruire una squadra, due cose, guarda. Il portiere e gli attaccanti. Ora, se io vado e seleziono gli attaccanti. Va, già l'avevo fatto, neanche a farlo apposta. Attaccanti. Tu guarda i miei primi 9 attaccanti e dimmi io con che formazione posso giocare se non la debuff. Ma che c'entra, Bardu? Se tu vedi il mio account dovresti dire allora devi giocare giapponese, perché mi sono usciti tutti i giapponesi nonostante io non li abbia mai bullati. Ma tanto giapponesi 5 te ne bastano, dov'è il problema? Io non è giapponese o straniero. Cioè, allora, Pierre, ok, però Pierre fai che è centrocampista offensivo e ci può stare. Poi c'ho Inzaghi, debuff. Ribaul, debuff. Oda, baulato. Facciamo finta che... Roberto, debuff. Come cacchio si chiama? Katagiri, debuff. Poi il baulato lì di Overmars che non serve a un tubo. Yuga, baulato, debuff. Naturezza, debuff. Cioè, con chi posso giocare io? Però sai che cos'è? Che giocare col baule... Capito? Ti fa sentire più free to play, cioè ti puoi fare il paladino della community, che tu sei il paladino della community, quindi ci troviamo con la cosa. E io ce ne ho due di bauli titolari. Anni, capito? Questo personaggio lo dobbiamo svecchiare, Bardu lo dobbiamo svecchiare, se no non arrivano le sub. Lo dobbiamo svecchiare questo personaggio del paladino dei free to play. Mamma svecchia, fo shoppo uno. Gli fa una bella ricarica, 4000 dream ball, e gli fa, siete poveri? Chapeau. Va bene. Comunque nella mia formazione ci sono 6 bauli a oggi, tra panchinari e titolari. Ho quasi più bauli. Ho quasi più bauli io che capitan Jack Sparrow, porca miseria, ho più bauli. Però mi hanno detto "Vabbè, ma tu vai live con Bard?" Ho detto "Sì, vado con Bard, e Bard gioca da 5 anni, sicuramente sarà una bella live. Però se tu poi mi fai vedere una squadra con tutti i bauli, mi fai mettere scorno. Cioè io domani non posso uscire di casa. Chi lo racconto che ho fatto la live tutti con bauli. E stanno tutti i bauli. E non c'ho voglia di spendere i tamozzu. Cioè non c'ho voglia di spendere i tamozzu per altri 8 giorni. Poi tra 8 giorni probabilmente rimarrò senza tamozzu come tutti quanti. Però intanto... Ma quanti tamozzu c'hai nell'attuale? Non ne ho pochi, mi sembra che ne ho... 33? 23. Io tengo 4. Yeah, man, aspetta, che prova a farmi. Aspetta, che provo ad aprirne uno a vedere così proprio completamente. Sì, ho capito, ma anche se devi cambiare 10 giocatori, sicuramente qualcuno ci avrei una coppia gaccia. Cioè, io ce ne ho 4. 34. Ce ne ho 30. 30 qua. Ma tu dici, ma guarda che giocando debuff la fregatura è che il 99,999% dei giocatori debuff non hanno coppie gaccia. Mi dici Trezeguet, Inzaghi, che coppie gaccia dove li cago fuori? Mi inchino, dottor Bart. Chapeau. Nei 30 più di Fabio. Vabbè, inizia. No, letteralmente 30 più di Fabio. Non è che stiamo scherzando qua. Comunque, chapeau e chapeau. Facciamo questa cosa. Facciamo sta guerra tra me e te. Santana, debuff o non debuff? Santana, debuff, dai. Via, debuff. Ma con me, tu mi vuoi male a me. E sei stata tutta squadra perché tu avevi Santana, debuff. Ma no, ma perché gli ultimi 27 che sono usciti erano tutti full bond e ne dovrà uscire uno debuff. Ma che c'entra? Io devo buttare un account se c'è debuff, non può uscire debuff. Cioè la logica, la base. Cioè il pubblico italiano, ok, tu sei top nel quello che sei, però tu stream una volta a settimana, loro sono costretti a guardare me. Se io shafto ancora... Poi che facciamo? Che mi metto a fare? A giocare a Pocket Candy? Vabbè, alla peggio, se è debuff non pulli, che te frega? Perché devi pullare per forza Santana? Però non fa così. Vedi, vai sulle cose. Poi scusa. Non ti dico perché sei milanista. Ma che significa? Tanto tra otto giorni ti mettono Cryfort nel Super Dream Fest. E sta sicuro che quello non è debuff? Sta sicuro che quello non è debuff? Di sicuro c'è solo Vitti nella vita, ma tralasciando sta discussione, grazie Phoenix. Che c'entra? Cioè, tu vicino a me dici Santana, che fai? Che non fa niente se non lo puli. Io mica ti dico perché non fa niente che sei milanista. Cioè, che significa? Tu lo sai, ma che per me è una religione Santana. Mo è diventata una religione Santana. Vedi, allora non hai visto i miei primi video. E all'inizio mi calcolavi così un pesce piccolo che non guarda. Ma che non ho così tanta memoria. Non mi ricordo tra un po' quello che ho mangiato a cena e ho cenato un'ora e mezza fa. Figurati se mi ricordo
5 anni fa che cos'era. Vabbè, allora facciamo mo la chat, Santanino, mo la chat ci vuole. Cioè, ecco, ma come si fa? Tu vicino a me che io ho creato io Santana, l'ho disegnato io con le mie mani, tu vicino a me, l'unico che ha pullato quella sua versione caccia rossa e l'ha usata per anni e anni a venire, tu vicino a me che ho pullato 4.000 euro nel banner quello là del Super Dream Festival verde, tu vicino a me, dice a me non mi piace Santana. Ma mica ho detto che non ti piace, ma non pensavo che avessi questo amore così morboso nei confronti di Santana. Ma me l'ero persa sta cosa. È sempre stato così, è stato la teorica, la linea teorica, no? La legge temporale, quella là di Dragon Ball Capitan Tsubasa Dream Team, è parte da Snyder, per poi passare a Santana, per poi passare a Brian, e poi probabilmente a passare a Michael Ito, però Michael Ito è ancora un'incognita, sono ancora indeciso sul livello di frociaggine di Michael Ito. Coimbra Super Dream Fest suggeriscono. E Coimbra è una cosa che sto buttando, tu lo sai chi è Coimbra? Sì, grazie a Dio, quello ancora me lo ricordo. E Coimbra è una cosa che sto buttando in ogni live, cioè in ogni live parlo solo di Coimbra, ormai sembra che sono diventato, sono l'unico fanboy di Coimbra al mondo. Perché non distratto? No, quello vabbè, tu lo vuoi perché quello è della maglietta milanina. Ah, ok. Però Coimbra, cioè la Turizia originale, come fai a dire di no? Cioè è tanta robetta. E poi nel vecchio gioco, non so se l'hai visto da qualche live mia, nel vecchio gioco c'era, quindi significa che hanno già i diritti per poterlo inserire. Sì, tecnicamente è vero, sì, nel vecchio gioco c'era. Se ti ricordi, tanto tempo fa, esempio, io dissi sicuramente arriveranno Gamo, Katagiri e tutto il resto perché nel vecchio gioco c'erano. E infatti poi sono arrivati Bauli, ma sono arrivati. Nel vecchio gioco c'era Coimbra, quindi sicuramente ci sarà Coimbra anche qui. Cioè i diritti li hanno, sarebbero fessi a non utilizzarli una volta che hanno i diritti. Scusa un secondo, io devo chiedere, che credo che sia Mario che ha aperto il sondaggio, Santana sarà debuff. Ma anche se apre il sondaggio, tanto fino a venerdì, che non lo sappiamo. Cioè come le pago io poi ste bette a distanza di 2 giorni? Vabbè, le paghi venerdì quando c'è un attimo, accendi il computer e paghi. Oh, la prossima live, non lo so quando è che fai la prossima live. Al Dreamfest, giovedì prossimo, sicuro. Direttamente giovedì prossimo? Sì, garantito. Wow, e quindi sta settimana scialo, perché non ti il mio orario, cioè scialo proprio, sono solo io. Sta settimana rompo le balle a voi altri e basta, ma me ne sto per i cavoli miei. Ho capito. Vabbè, quindi direttamente giovedì, che poi giovedì è la colazione. Grazie Caccio per il follow! Attacco! Giovedì! Visto che non mi fa fare i sondaggi, poi annullo la beta. È vero, devo aprire anche sta roba dei sondaggi. Fai un post datato. Qualcuno... No, andando su una cosa piccola, hai visto che hanno parlato male di Adamo Bolla? Oh, ma adesso... Sì, vabbè... Ho visto, ho letto, ho sentito. Grazie, Dr. Who. È così snellino che un altro poco si deve levare di mezzo. È scelto proprio quello sbagliato. Ah, oh, ma sta simpatico. Poi si bomba Britt Baker, quindi rispetto. Adesso vai con i follow. Però davvero di forma se ne sta scendendo veramente, di forma fisica se ne sta scendendo, poi cioè sembro io. Sì, effettivamente tra un po' si fa la radio. Purtroppo si sono accorti che ho riattivato. Si sono accorti che ho riattivato. Le, come cavolo si chiama? I suoni, e quindi stanno. Si sono accorti, quindi è finita. Ho detto le riattivo, tanto faccio finta di niente. Vediamo se qualcuno se ne accorge o meno. Sì, se ne sono accorti e come, mannaia. Quindi mo calzo. Panerino di calzo te lo fai gay? No, non me ne frega niente. Quello che trovo e via. Al massimo. Okay, ragazzi, 2 abbonamenti per fare le 30 sul calzo. Andiamo! Le 30 volendo le ho. Le 30 le ho, ma volevo aspettare di vedere come uscivano i cioè, capito, se mi. Io non ti sto dando possibilità, cioè ti sto distruggendo. Campione d'Italia! Aspetta, lasciamo passare il momento. Lasciamo, ok. Il campione
30, che poi io ti vedo nella live da Twitch e quindi io ti vedo in ritardo paragonato a quello che dico, quindi vedo le tue espressioni facciali diverse, dico ma perché faccio l'espressione facciale, poi dopo capisco che in realtà sto guardando un'immagine di parte del passato. Esatto, giusto. Però, giusto, giusto. È questa specie di loop temporale nel quale siamo racchiusi. 30, raga, però questa chat come è morta, mamma mia, come siete morti stasera? No, non sono morti, si stanno rilanciando a manetta con i punti canali e gli alerts. Lo vedo, però non sento, quindi non faccio parte del... non faccio parte della festa audio, mettiamola così. Oh, signor. Adesso li riblocco perché altrimenti... No, ho bloccato con The New Player in Town. Bravo! Grazie per il follow, benvenuto nella rifamenta. Ah no, sono nel mio canale. Benvenuto nel canale di Barde. Ok, li ho ribloccati perché altrimenti qua andavamo avanti per 6 ore. Dovete venire live, parte di 200 abbonamenti. Ma perché mi volete fare buttare via anche le 30? Che ce le ho lì, belle, tranquille, cariche. Le volevo tenere per... pure il banner di Tiger Run, se rispondete bene, vai, pulliamo tutto stasera, burnout. No, non è vero, burnout con questa temperatura mi sa che ci sto anche abbastanza vicino. Allora, dove cavolo è il banner di Cals? Vai, le 30 per Cals. Ah, tu da gente devi fomentare, ma non hai imparato niente dai colleghi tuoi, però, eh? Sì, ma la gente di solito la fomento, ma con la... così, in altra maniera. Manca Repic con assegnato il Milan. No, c'è assegnato il Milan, però è dentro in quelle con i Beats. Allora facciamo così. Non è col punti stare. Canale, c'è Repic, ragazzi. Come però lascia stare? Adesso così. Che stavo facendo quella da... Boh, ha detto lascia stare, no, l'ha detto lui, Come sembra che ti sto conducendo io alla live, cosa che assolutamente non voglio. Mi rimetto informazione, già che cravatto assolutamente ti lascio di nuovo a te. Il tuo ruolo, quello là. Tra un po' mi stanno dicendo che tra un po' mi porti nell'Olimpo. Se andiamo avanti così. No, non ti preoccupare, ti lascio. Raga, queste 30 le tengo fino a quando escono i brasiliani. Poi se i brasiliani mi fanno cacare, ve li porto. A te va bene se a me i brasiliani fanno cacare, perché se a me i brasiliani fanno cacare vuol dire che vanno bene a te. Non è sconveniente come cosa, in teoria, credo. Signor Bard, non so, perché lei sta puntando sul cuore e sull'affetto che io provo verso il signor Santana. Se gentilmente lei può smettere di giocare con i miei sentimenti, in quanto io gioco a questo gioco per puro sentimentalismo verso determinati personaggi, non sono uno di quelle avvenali che gioca una carta solo perché è rotta, perché a differenza di voi altri che avevate gli USDF e ne avete abusato come maiali, no, voi altri, dire. Dico generale. Ah, ecco, ma si dice che cazzo l'avete trovato gli USDF? Mai trovato in vita mia. No, io dico la chat in generale, a differenza di voi chat. Ok, chat, che avevate Yuga SDF. Io Yuga SDF l'avevo, ma non l'ho usato. Chapeau a me, e chapeau due volte a me. Va bene? A proposito, signor Ripa, ma mi dica, ma perché a lei darebbe tanto fastidio se Santana fosse debba? Cioè, se a me domani esce Spadas full bond, io lo pullo lo stesso, mi può fregare di meno. Perché a lei darebbe tanto fastidio un Santana debuff? Le spiego subito, signor Bard, la ringrazio per la domanda. Allora, come le dicevo... Poi spiegatemi che cacchio è sto Abbacchio, che l'avete ripetuto 30 volte, me lo spiegherà lui dopo. Come, non sai chi è Abbacchio? No, me lo son perso, giuro. Mamma mia, ma tu una mia live, ma la guardi una mia live, una singola? Sì, ma non quando lavoro, quello è il problema. Vabbè, sarebbe Bacchus, sarebbe Bacchus? Sarebbe Bacchus? Esatto. Ah, allora, vabbè, ok. Che io sono un contenitore di meme, non un content creator. Io sono un contenitore di meme. Sì. Abbacchio è inutile che lo chiami. Lui è Abbacchio. Abbacchio. Ci sono anche le giffine di Abbacchio. Comunque, lasciamo questa cosa, parliamo in modalità seria. Allora, anche il calore, suppongo. Ammazza, c'è sto faro davanti che mi sembra veramente di... Vabbè, comunque, prego. Dicevamo, parlavamo di Santana, mi interessa questa cosa. No, dico, tieni un faretto tipo le TikToker che ci fanno i balletti pornografici, tieni un faretto davanti. Madosca, è una lampada normale da studio. Quindi ti potrei trovare a tue care su... Quindi con questo metti il telefono davanti per TikTok che sbatti il culo, lo metti sopra TikTok e ti metti tu e Burra, che Burra si mette le matite nel naso. Li mettete insieme
e fate la doppia combo. Mi apro un OnlyFans piuttosto. No, no, ma la chat esplode. Quando dico burra, la chat esplode. Allora, comunque andiamo avanti con il discorso, a parte scherzi. No, Sant'Anna, siccome ci tengo tanto a Sant'Anna, gli ultimi Sant'Anna non è che siano stati molto giocabili, mi farebbe piacere giocare un Sant'Anna. Se le buff, siccome io non, cioè, rincorro tra virgolette il top ranking, però allo stesso tempo non mi piego alla struttura sociologica e idealistica e misogena che questo gioco ha, che questo gioco ha dei giocatori del tutto, esatto, siccome io non mi piego a queste regole di questo gioco, allora io continuo a giocare la mia squadra normale Bond Scudino, quindi Bond Scudino, senza dover per forza andare verso il debuff o essere quello là che fa no, allora io gioco la Juventus solo perché la Juventus è meta, magari quando è napoletano e dice tutti i giorni io Juventus non morì, signori di Twitch mi dissocio dalla morte, però era un esempio. Quindi dico, al posto di giocare carte che non giocherei mai, voglio giocare quelle che amo. Siccome Sant'Anna è una storia di un grande amore, non lo vorrei debuff, perché altrimenti significa che non potrei giocarlo. Prima o poi, però, magari non adesso, più avanti, tra un mese, due mesi, x mesi, eccetera, eccetera, lo sai che prima o poi uscirà un Sant'Anna debuff, è inevitabile. So che prima o poi dovrà uscire anche un Brian che è già uscito, tra virgolette. Super sub, non vale niente, quello è come se non esistesse, super sub. Dai, ma è vero, lo sai che Daniel che sta in top 30 lo tiene Bondari 4 e lo utilizza ogni tanto, lo mette e fa i suoi danni. Sì, ma lo utilizzerà nel secondo tempo come super sub. Non è paragonabile, dai, su. Credo. Però dai, non è neanche così male come viene pitturato, perché delle volte pitturate delle carte in una maniera come Müller, tutti quanti lo pitturano come la merda della merda, che io chapeau. No. È un pochino merdina, però non è neanche poi così, devo chiedere un attimo una cosa, non è neanche poi così disegnato eccetera eccetera, quindi nelle sue virgolette c'è da dire che purtroppo la community si è abituata a un power creep in cui la carta deve segnare, difendere, fare gol, autoblocco, autointercetto, auto tutto, auto madonna, auto mia mamma, gli cucina, gli fa la spesa e magari gli devo mandare quello stipendio. Si sono abituati a una gestione cattiva. Su questo concordo. Che si sperava che la club andava a sistemare, e invece che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto lo sgarro di Abbacchio? Di Abbacchio, perché? Perché nella live di mercoledì Abbacchio com'era? Non ho seguito la live, quindi suggerimento da casa. Posso usare la telefonata? Telefono a un amico. Com'era Abbacchio? Io pensavo di fare una live con una persona preparata, una persona con un livello di informazione molto alto, una persona che poteva tenermi testa, invece mi ritrovo qui a parlare e dare informazioni come se lei fosse il primo Majin Burra di turno. Sta cosa non so se mi piace, però andando avanti con il discorso, io è per quello che invito te come ospite, per sopperire alle mie carenze. Ti pare? Infatti il prossimo format è PvP con il Nabbo, tu giochi, io ti coccio. Però okay, quando funzionerà questo è il prossimo format, secondo me ci fondiamo questo format. Mi dicono che Bacchius per la live era passato per una mezza sega. Allora sì, nella live gliel'hanno dato con 1000 punti in meno sulle statistiche, l'hanno dato con la latenza al 10% al posto del 12%, che tu dici 2%, vabbè, 2% che sarà, e poi non aveva il bonus più uno ai Juventini, a quelli del Piemonte. Mm-hmm. Quindi in realtà aveva delle statistiche diverse da come è stato presentato, 1000 e meno. Il bonus del più uno non c'era, e il bonus del più due sul killer dei club non c'era, era 10, non 12. Per fare una battuta che sicuramente gli autoironici tifosi juventini apprezzeranno, diciamo che nel frattempo ha fatto la cura agricola. I juventini sanno, quindi sono battute che stanno andando molto in questi giorni, ecco. Però purtroppo, mettiamola così, io ho fatto per una volta tanto negli ultimi anni, lanciato a fare due video su YouTube dove dicevo secondo me il meta come sarebbe andato, diciamo che ci avevo più o meno azzeccato, il gioco stava andando su una linea retta, ovvero su una linea bilanciata, perché le carte che stavano uscendo tipo Yuga, sì, è fortissimo, ti segna, però una volta che ti segna finisce la stamina e se ne va a fanciul, almeno che non lo fai giocare soltanto in full power, quindi
Quindi ok, più o meno può essere gestibile, più o meno. Sì e no, più o meno. Ok, gli altri sono forti, ma non imprescindibili, cioè non indistruttibili, sono forti, ma hanno delle lacune. Poi è uscito l'SDC, che tu penso che hai preso solo Tsubasa, sempre per la storia mezzo debuff e mezzo no. Ma più che altro perché l'ho trovato con 100 Dreamball, quindi chi cavolo me lo faceva di andare avanti? Vabbè, hai preso Tsubasa, che comunque è una carta forte ma bilanciata. Sì, non è sgravo, non è sgravo per nulla. No, no, per niente. Non è sgravo, è una carta... È una carta molto bilanciata, non segna il mio che non è scarico, perché se carico, ah, vabbè, ogni tanto ci parte l'animazione e tu dici, Gesù Cristo, però in linea generale la maggior parte delle volte Müller c'ha il 66 e lui c'ha il 33 di segnare, quindi in realtà lui sta sotto ma non sopra, tranne quando poi è scarico, quindi in realtà è abbastanza bilanciata come carta. Confermo. Müller è bilanciato tranne contro i giapponesi, quindi attualmente c'è un solo giapponese forte nel meta, devi stroncare solo quello. Quindi alla fine il gioco sembrava andare, ritornare a un margine di dire ok, il gioco è bilanciato, puoi fare formazioni diverse, scelte diverse, sembrava tutto, non voglio dire bello, bellissimo, però una cosa migliore paragonata agli ultimi 3 anni, che ha fatto letteralmente cacare. Poi con sta cosa di abbacchio, che tu non giochi tanto il ranking, però cioè ci giochicchi, però non è che ci giochi tanto tanto. Faccio la mia Dreamball al giorno, posso metterci una partita come posso mettercene 4, per dire. Ok, poi se ne fai di più, che dici no, io basta, questo mese devo fare la top 50 perché io sono capo del mondo, e ti svegli la mattina, noterai che comunque tra una squadra full Juventus e una squadra non full Juventus al momento c'è un abisso, cioè loro giocano col 56, col 57. Sì, si pompano tutti a manetta in una maniera vergognosa. Poi abbacchio para tutti all'80%, tranne naturalizza Rising Sun, quello là debuff. Ad onor del vero, io con Inzaghi lo purgo 2 volte su 3. Perché si vede che recupera col vantaggio di colore. Inzaghi ha killer di portieri, quindi uno compensa l'altro. Uno killer di club, l'altro killer di portieri. Però Inzaghi ha il vantaggio di colore. Capire, se la giocano. La domanda per capire, questo con l'S99 o con l'S70? No, S99. S99. Parlo di superstar. Certo, poi dipende se mi trovo contro quello che ha dentro Tsubasa baulato. Non è che non gli segno con Inzaghi. Non segno neanche se metto dentro Natureza, per dire. Quindi, quello è un altro discorso. Però diciamo che in una partita normale, a parità di bond più o meno, percentuale più, percentuale meno, ce la fa, 2 volte, non sempre, però ce la fa. Questa è una cosa che non sapevo, mi ha dato informazioni a me. Per il resto ho provato altre carte, c'è Santana World Youth, quello là reworkato, che gli riesce a segnare ma gli devi arrivare in bocca full stamina, cosa che nel meta attuale, almeno che non fai i famosi cheat pass, che a proposito oggi ho parlato con Huawei, a proposito di questi, signori ricordiamoci che qua siamo in una live Huawei, quindi cliccate sul link. Non c'è. ci sono, ma non credo che siano su Twitch, saranno su YouTube quando il video andrà in replica. Dopo che avrò censurato quella parte che rischia di farmi chiudere il canale. No, ma quando? Ma allora a me che dovrebbero fare? Mi dovrebbero permabannare a vita per quello che combino ogni sera. Allora, cioè, questo non lo so, però per qualche arcana ragione io vedo gente, adesso cito, si chiama come me, Robs Arena, per dire, okay, ma anche te, tutti quelli che portano Captain Tsubasa su questo gioco mettono dentro di tutto di più, canzoni, musica, citazioni, spezzoni di video, di film, tutti, ok, io una volta avevo messo due cavolo di frasi di una telecronaca di Sandro Piccinini, e mi è arrivato il cartellino giallo della Mediaset. Le cose della Rai non le devi mai mettere, perché io prendo sempre l'avvertimento, però per aver messo una volta una cosa della Rai ho preso il ban di un mese. Per aver messo uno spezzone della Rai ho preso il ban di un mese. Quindi non è che siamo, anche io se dico una parola fuori posto, cioè nel senso ci sono delle piccole cose che non puoi dire. Ok. La parola io il problema, raga, io il problema è che c'ho
cioè c'ho 40 anni, io con tutto sto political correct che esiste, che gira in questi anni, io veramente non ce la faccio, cioè mi devo censurare anche i pensieri, non mi devo No, ma non censurare solo la bocca, mi devo censurare devi anche i sentire libero, pensieri. vai uscire fuori la vera bestia, come sta scritto sulla Monster. Aspetta, non la tengo la lattina di Monster, se no ti facevo leggere la descrizione. Vai uscire la vera bestia, va, fammi sentire, vai, iniziamo in dialetto, Ah, a vai, Rob gli hanno dai. appena castrato un video. Vabbè, allora non sono l'unico cristiano a cui succede. Non è che sono contento, mi dispiace ovviamente, perché come girano le balle a Bene, me. pezzi di merda, non so chi è, però gli sta bene. Rob Sarena, Mizzica, Ah, è sta anche lui bene, pezzo di Huawei. merda. È anche lui Huawei. Anche è vero, ti sta bene, pezzo di merda, hanno censurato il video, stronzo. Vabbè, comunque, lasciando queste Lo sai che il piccole. prossimo ospite dopo di te, io punto, non gliel'ho ancora chiesto, ma glielo A chiederò. Sai Rob? che punto? No, Andrea. Chi è Andrea? Come chi è Andrea? Quanti Andrei conosci? Quanti Andrea Ne conosci? avevo tutti uno. Io avevo come obiettivo nella vita, ho detto, boh, io devo fare come ospite Fabio e poi devo fare come ospite Andrea. Ma già l'hai avuto come ospite due o tre No, volte, non un'altra è volta. vero, non è vero. Eravamo su un canale esterno che non era né mio né suo. Non era né Ragazzi, mio né suo. togliete il follow a questo qua, già si vede che non è buono. Cioè, la prossima live Andrea Baldini, ma che ti ne ma roba rena, ti dicevo, vabbè, roba Anche rena, ti Rob, metti prima o poi tanto. anche Rob devo fargli tipo un interrogatorio da servizi segreti degli anni 50 per Sì, ma farmi anche perché. spoilerare, per farmi dire per filo e per segno come cavolo fa a fare quei montaggi della Madonna, perché lui fa veramente dei montaggi stratosferici. Ma tu devi dire che li fa dal cellulare quel pezzo di merda Dal stronzo, perché lui cellulare? manco. Non c'ha manco il computer. Non perché sia povero, Vabbè, ma perché allora è un lui non. mostro. No, vabbè, che c'entra? Magari c'è un iPhone da 1500 euro per quello che ne No, so io. dico non perché non abbia possibilità economica, ma mi sembra che c'è un computer buttato, ma fa tutto da cellulare, tutto l'editing che tu vedi è tutto fatto da cellulare. Allora è un Quindi la fenomeno. parte forte di quel ragazzo c'ha un pezzo forte che lui, io non ce l'avrei, non riuscirei mai a trovare quella pazienza di fare tutto quell'editing e poi tutto da cellulare. Mizzica. I miei video non sono neanche lontanamente editati, neanche Dovrei lontanamente. ringraziare l'ultimo ragazzo che si è iscritto, ma mi sa che mi Grazie c'è mille, su. l'ultimo ragazzo! Un bacio! Grazie Zitto! ladro. Ecco, grazie ladro. Intanto, Padre Natura chiede, No, ma alla ma fine il nuovo Nitta è buono? Lo faccio rispondere direttamente a lui perché io giuro ancora non l'ho capito. Il nuovo Nitta è buono. chi è che l'ha chiesto? L'ha chiesto Padre Natura. Ecco. Padre Natura, no, non mi merda. No, il nuovo Nitta sembrava fortissimo su carta, poi dopo è uscito che è un po' speretato paragonato a quello che doveva essere. Cioè sembrava che doveva essere tipo un animale, invece è un booster di Yuga, cioè l'amichetto di Yuga che camminano insieme mano nella mano, ma lui di effettivo non è fortissimo, però comunque qualcosina lo fa, però non è più difensivo perché c'ha maestro dei pronostici. Quindi se provi a fottertelo, ti fotte lui a te. Almeno questa è stata la mia esperienza ieri, che io non lo sapevo manco. Io lo sai, le carte giapponesi non le leggo, non mi piacciono, cioè per me non c'hanno descrizione. No, io avrei E dovuto mentre fare la descrizione, ma avrei dovuto farla nel video di anzi, la farò nel video di venerdì. Per adesso gli ho dato solo un'occhiata fugace e ammetto io stesso di non aver capito se è buono o non. Cioè, non mi sembra una pippa, però non mi sembra neanche sto fenomeno che avevano decantato prima che uscisse. No, però quell'1.5 sui giapponesi sempre brodo fa, e ricordati che comunque potrebbe fare anche dopo, cioè nel senso potrebbe essere una carta che dopo in un ritorno di una full jap, quell'1.5, cioè io da non amante dei jap ti dico, se vuoi giocare o hai intenzione magari in futuro di ripassare a una full jap o et simila, comunque Nitta serve perché quell'1.5 è 1.5 a tutti i jap, cioè non ci fai niente, è un bonus. È un grande bonus, è una cosa che serve. Quindi se hai intenzione di ripassare già, chapeau, cioè pullalo, lo devi pullare. Lo vogliamo pullare ora? Pezzi 30 Dream, bolli in chat, per pull. Vedo la faccia di Barbe. Ah, se dovessi mai pullare nella mia vita uno in quel banner, io l'unico su cui sono abbastanza sicuro che ci andrei pesante è Mizugi. L'unico. Ma perché non te lo porterai a casa alla fine? Me lo porto pure io, me lo porterò sicuramente pure io a casa, Ah, non lo so, anche se non tanto sono. il banner dei giapponesi finisce il giorno dopo del Dreamfest, quindi faccio tranquillamente in tempo a vedere come mi va il Dreamfest ed eventualmente pullarlo, non c'ho mica fretta. L'unico su cui avevo fretta di pullare era quello dei tedeschi perché finiva lunedì, però tutti gli altri, brasiliani, giapponesi, tutto
tutto dopo il Dream Fest, non c'è problema. Cioè, finisce il giorno dopo, ma tanto se pullo al Dream Fest giovedì sera, ora di giovedì sera, so che cavolo pullare. Fai la ricarica lì e la ricarica a velocità fifi, nel caso in cui c'è bisogno, sempre con i codici sconto Huawei, ovvio, non dimentichiamoci. Assolutamente. C'ho ancora i Huawei Points vecchi di un anno che mi scadono a ottobre, tra le altre cose, quindi dovrò farli fuori in un modo o nell'altro. Appunto, e poi ci sono anche, se hai bisogno che proprio shafti, ci sono anche i coupon, che con un coupon una volta al mese, che cosa fai? Al posto di 80 euro, 89, paghi 55, certo. Esatto. Mamma mia, ma che sconti, signori Huawei! Ma che sconti! Si vede che a lui hanno fatto il contratto, a me no! Niente. Ho detto, si vede che lui gli hanno fatto il contratto e a me no. Ah, sì, saluto, pure oggi, salutiamo, quindi... bacione a Giuffei, gran donna. A proposito, c'è una cosa da dire prima che mi dimentico, prima la stavo dicendo, poi non mi sono fermato nei miei perché. Siccome Fei appunto riesce a parlare con la K-Lab, gli ho chiesto la cortesia se può girare, so che alla le nostre bestemmie, sì, gliel'ho chiesto anch'io. No. Pensavo altro. Ho girato un video di tutti i cheat pass. E gli ho chiesto la cortesia se può girarlo in modo da far notare la situazione, che loro lo sanno ma non lo vogliono vedere, ma magari detto da loro può avere un peso diverso. E quindi mi ha detto che ci proverà, e questa è una piccola vittoria, una piccola, perché poi non sappiamo effettivamente cosa succederà. Io un po' che non l'ho sentita, ma non è che nel frattempo gli hai anche accennato sul fatto che sui dispositivi Huawei non funzionano le pubblicità? Che sarebbe una cosa un pelino più grave. No, eh? Non funzionano le pubblicità su Huawei? No. Veramente? Sì. Oh cazzo, che cazzo mi stai dicendo? Io stasera devo fare le giornaliere dal cellulare, come non funzionano? Non funzionano le pubblicità, o almeno sul mio tablet, non so se è un problema del mio tablet che è sfigatissimo. Sul mio tablet le pubblicità non esistono. Non esistono le pubblicità che ho disattivato qualche impostazione io del cavolo senza essermene reso conto. Però in realtà leggevo, se tu vai sulla pagina di App Gallery di Captain Tsubasa, leggi i commentini. Sì, l'ho letto qualcuno, per questo ora mi stai sbloccando. C'è qualcuno che non gli funziona, quindi non deve essere una cosa solo mia. Ragazzi, ho dovuto disattivarli momentaneamente, gli alert, sennò qua facevamo la live alert praticamente. No, anche perché non si poteva parlare. Datemi tempo, gli ultimi 5 minuti la riattivo. C'è Beppe che chiede se, avendo quasi tutti quelli della Juve tranne Trezeguet e Bacchius, gli conviene puntare su Bacchius anche con poche drimbole, oppure gli conviene aspettare. Io a questo punto ti dico aspetta, per lo stesso motivo che ho detto prima. Tanto comunque il banner della Juve è uno di quei banner che fino al Dream Fest regge, poi scade il giorno dopo, però guarda prima chi esce al Dream Fest e poi eventualmente decidi se pullare o meno sul banner della Juve. Adesso oggi è il giorno dove, se non siete come sottoscritto che doveva pullare a tutti i costi per i tedeschi, oggi è il giorno dove non dovreste pullare su nulla, dovreste anche aspettare al 30. Un giorno. Esatto, dovreste aspettare fino al 30, sereni, tranquilli, poi al 30 vedete chi c'è, chi non c'è, e lì decidete dove pullare. Tanto al massimo, ragazzi... No, però non dire così, perché poi mi togli il live per pullare venerdì, non dire così, fammi pullare... No, è il contrario, perché se non pullano loro, poi godono e vogliono vedere pullare te. Quindi in realtà è il contrario. Hai presente quando uno non ciulla da una vita e allora si ammazza? È la stessa cosa, e funziona così. Quindi in verità ti sto dando una mano. Vabbè, non l'avevo vista sotto questo punto di vista, però... non ci avevo pensato, però mi stai creando dei dubbi, nel senso che dico, oddio, se li pullo e poi non servono a un cazzo perché... Vabbè, scusami, perché io secondo te adesso i tedeschi li ho pullati pensando che io probabilmente né Snyder né Kals li utilizzerei, forse Kals perché è rosso, ma Snyder probabilmente non lo utilizzerò mai nella vita, però sono contento di averlo. È valido, te lo dico perché l'ho provato nella mia full. Tu non hai, come sempre, ma ti devo, vedi questa cosa, ti devo bacchettare. Tu non hai visto le ultime live in cui ho provato un team full tedesco, tutti tedeschi. Ho provato il team full tedesco e facevano tutti cacare. Però Kals comunque era buono. Lo becco contro, più che altro me lo sto trovando contro discretamente online. E porca miseria, è una
spina nel sedere è proprio di quelle trasversali che ti fanno proprio male cane. Snyder invece non è così d'impatto. Esatto. Cioè a me per carità va bene, perché con gli attaccanti iniziavo a essere un pochettino scarseggiante, nel senso che ormai Naturezza purtroppo un po' di smalto lo ha perso, Inzaghi i suoi bollettini bene o male. Pure 6 mesi, per sto gioco 6 mesi sono come... Sì, è già durato, poi magari con Bacchius torna anche in voga, però faccio anche fatica con Abbacchio. Ah, ok. Non Abbacchio torna anche di moda, però faccio fatica anche a incastrarlo ormai, quindi avere alternative là davanti in questo momento mi andava discretamente bene. Ci ho provato una sola volta a fare un passaggio a Snyder per vedere com'era la cosa. È uscita palla bassa e ho chiuso il gioco ieri sera. Cioè stavo in live, quale è proprio sfiga. L'hanno visto tutti. Oh, in teoria, in combinazione comunque con il nuovo Tsubasa, lo sposti, riceve l'hotline. Con l'hotline in teoria qualcosina dovrebbe fare. Però se ti esce palla bassa sei fottuto, perché perdi l'hotline. Se te la rialzi tu l'hotline non funziona. Quindi chapeau, pure che tu tiri da terra con il tiro combinato come gliel'ho messo io, alla fine comunque non è il bonus dell'hotline. Senza il bonus dell'hotline non ha tutte queste grandi statistiche incredibili. E in più lui su palla alta prende il bonus perché ha quel 9% palla alta, quindi fa gli stessi valori del tiro combinato ma palla alta. Deve giocare al volo, cioè, non ce n'è. Deve giocare forzatamente al volo, e se non esce bene la quadra non va bene. E poi non ci sono portieri russi, cioè non ci sono più, ce n'era uno, è morto, non si vede più. Però il prossimo che esce è rosso di sicuro. Il prossimo che esce è Salinas, non debuff, perché se pure quello è debuff mi arrabbio. No, sarai Spadas, sarai Spadas debuff. Spadas debuff, mi vedete a me sbronzo in live se Spadas debuff. A parte che questi stronzi come sono me lo fanno attaccante come l'ultima volta e mi girano ma pure. Ma è uscito l'anno scorso, cioè, l'ultimo Spadas era maggio debuff, dell'anno scorso, però era attaccante. È un po' come dire adesso tutti quelli che sperano che esca Wakashimazu, io non gli dico Wakashimazu non esce, gli dico Wakashimazu però guardate che se esce mo probabilmente esce attaccante. Però l'ultimo Spadas, realmente l'ultimo Spadas era debuff, quindi stai un po' sperando, ti stai arrampicando un attimo sullo specchietto che non esiste. No vabbè, ma anche se fosse full bond lo prendo lo stesso, me ne frega niente, tanto alla fine, cioè... Ripeto, io la formazione che faccio la faccio con quello che trovo, non è che ho preferenze particolari. Ho capito, non so come fai, però nelle tue cose, beato a te, io non ce la farei, ma proprio psicologicamente, prendere una carta, non poterla giocare... L'unica cosa che fa girare le scatole è quello sia che alla fine non utilizzi nessuno al suo massimo, cioè io almeno nella mia formazione attuale al suo massimo potenziale non utilizzo praticamente nessuno, perché non è una debuff e quindi i giocatori debuff non rendono così bene, non è una formazione full bond e quindi full bond non reggono così bene e quindi mi devo un pochettino accontentare. L'unica cosa di cui sono soddisfatto di questa formazione, devo dire la verità, che non gli avrei dato un centesimo, giuro, è Callusias, porca miseria, da quando è uscito non mi fa sentire la mancanza di un portiere. E io avevo Genzo prima di Callusias, quindi... Ma perché non ti fa sentire la mancanza di un portiere, perché molte, cioè come si dice, alcune persone in generale, ma ora non lo so difesa come, non me la ricordo la difesa, non ce l'hai gli Smith, vero? Perché se c'è gli Smith... No, non ho gli Smith, la mia difesa è quasi... allora, Almieia e... come cavolo si chiama? Egito Baulato, come debuff, però... Però Gozza Dream Collection e Kals che sono full bond, quindi è mista in tutto e per tutto, è un miscuglio esagerato e Gozza è buono, ma tutto sommato anche Almeida fino a quando c'ha colpo vigoroso così non è male neanche, però comunque sono tre auto intercetti, un autoblocco e gioco con la difesa a 4 e lui è debole sui tiri a palla alta e palla bassa, però le persone molte volte si inceppano con i tiri palla a volo, palla alta, palla bassa, quindi avere un giocatore che tutti quelli là da palla bassa te li para su questo gioco è un vantaggio, ma è anche un vantaggio per come è fatto il gioco, perché questa cosa dei pallini, io delle molte volte esempio mi perdo in mezzo a quei pallini di merda che camminano, è comunque difficile, delle volte magari ti fai un passaggio a volo, ma i tuoi difensori, esempio tu tieni Aladino, come stavi dicendo, Aladino sigilla,
Sì, al 100%. Subisce purtroppo anche il sigillo e pecca un po' che non ha tecniche doppie, però. Non ha tecniche doppie, forse ha solo un contrasto doppio, mi sembra. Se fanno un cross, se ti fanno da lontano, fanno un passaggio lungo e te lo matchano, c'è la possibilità che tu gli blocchi la skill principale, o se, no, se ha solo quella. Esempio, io ho smesso di giocare Brian in Xtreme, non perché non volevo giocare Brian, ma perché non avendo il tiro vecchio, lo spiral jumping volley, quindi il secondo tiro a volo, palla alta, se mi sigillavano il primo, io ero finito, cioè quella carta non la potevo usare. Sì. Quindi io sono stato costretto a dover buttare Brian in Xtreme giù dal balcone, perché non avevo il secondo tiro e mi beccavo un calcio, un qualcuno mi sigillava, chapeau, cioè potevi pure chiudere la partita e andare via. E quindi questo è un grande vantaggio, non è che uno svantaggio. Poi sempre dipende pure da dove punti, dove non punti, eccetera, eccetera. Però anche For Fun è un'ottima carta che mantiene in maniera solida. Oh, pronosticazzo per il Dreamfest, 2 o 4 giocatori? Penso 4, perché le SDC ne hanno fatti 2. Quindi forzatamente pure qua andranno di 4, perché se no non ci troviamo con la discussione, perché se non ne facevano 4, secondo me avrebbe fatto un solo DC per farti capire che l'andazzo era quello. Quindi l'ultimo punto in cui possono spremere un po' quel pochino di soldi, perché sto anniversario non è che hanno proprio preso tantissimo. Infatti secondo me la storia di Abbacchio, che è diventato boostato di colpo, è proprio perché non hanno avuto tutti questi introiti che si aspettavano. Anche Gentile però mi sembra che, rispetto a come erano le notifiche, poi gli abbiano messo non mi ricordo che cosa nello specifico, ma anche Gentile mi sembra che gli ha messo qualcosa in più quando poi è uscito. Forse il bonus è il giocatore della Juve. No, ti dico la verità, non lo so. Però io Gentile, avendo pullato, ti posso dire che Gentile non serve a niente. È un difensore normalissimo. Come tutti quelli che non hanno né autoblocco né autointercetto, tutte quelle robe, sì. Gli passi il pallone sopra, che è una bellezza. Ecco, passaggino bianco e via. Poi soprattutto insomma, nel Superstar alto, dove tutti quanti giocano al passaggio lungo, a modi cheat, passi e via dicendo, Gentile proprio veramente non serve a niente. Infatti alla fine l'ho tolto e attualmente tengo la stessa formazione che tenevo pre-anniversario. Cioè non è cambiato niente, tranne che c'è Müller. L'unica carta anniversario che è entrata, e alla fine comunque l'autointercetto vince. Quando capiranno che devono sistemare questa cosa, che non puoi passare tutti quanti di passaggio bianco, perché comunque è ridicolo che tu tiri dal centrocampo, fai un passaggio bianco e scavalchi Gentile che è appena uscito. Non voglio dire che te la deve prendere tutte le volte, te la deve prendere, però 10% di prendere il pallone è troppo poco, cioè dovrebbe essere almeno un 30, 35, 40, però che tu mi fai passaggi da lontano, mi scavalchi, io ho 15% di possibilità di prendertela, è un po' ridicolo, cioè secondo me è sbagliato. Blueno rosso debuff, come a me piace, però vale più o meno lo stesso discorso di Gentile, non puoi usarlo come centrale. Ah beh, però comunque fa la sua figura quando matcha. Sì, quello sì. Come difensore in sé è molto buono, non usarlo come centrale vale, perché altrimenti stessa cosa che abbiamo appena detto, passaggino bianco, te lo scavallano, e tanti, tanti saluti. Pronostici sui giocatori allora, dando per scontato Kreyfurt, che ormai l'hanno capito, cani e porci, uno dei quattro è Brian garantito, gli altri tre? Gli altri tre saranno due Giappi, probabilmente saranno due Giappi e un altro straniero. Se io punto Wakashimazu, secondo me Wakashimazu pieno sicuro, anche perché Wakashimazu è un bel personaggio, tutti piacciono. Chi è che non piace Wakashimazu? Infatti, tutti. Attaccante o portiere? Portiere, perché manca da un sacco di tempo. In realtà un sacco di tempo no, perché è uscito dopo l'anniversario. Però comunque Wakashimazu porta un po' il sogno di tutti, soprattutto di chi è stato fan più del cartone, più dell'anime che del manga. Quindi Wakashimazu portiere è ancora il sogno di tante persone, quindi lasciale sognare. Con la Spagna se la sta anche giocando bene, tra le altre cose, per chi non segue il manga lo aggiorno. Con la Spagna se la sta anche giocando abbastanza bene Wakashimazu, cioè para più tiri Wakashimazu a Michael di quanti non ne abbia parati Espadas, per dire. Quindi per quello si pronosticava, uno diceva mo si merita una versione SDF, però se la meriterebbe per la prossima partita, perché Michael sicuro non esce, perché uscendo la versione reworkata, ora no, è impossibile che sia lui. Raphael è impossibile che sia lui. Esatto.
Sai che significa le aspettative che ho sono così proprio sottoterra, cioè nel senso quello che esce come allora come secondo straniero per me è un brasiliano, perché comunque dei brasiliani ne sono usciti pochissimi, manca Rivaul, manca Roberto, manca Salinas, di brasiliani ne sono usciti veramente pochi. E puoi fare un portiere e un portiere, quindi puoi fare Wakashimazu, Salinas. Però Salinas è veramente uscito da una cicca e uno sputo. Dai, Salinas, quando è che è uscito? Gli ultimi mesi dell'anno scorso? Salinas è uscito quel giorno che tu e Gennaro stavate con me e mi avete fatto buttare 1500 Dream Ball senza beccare un cazzo di retap. Te lo ricordo, ho un vuoto di memoria. Me lo ricordo. Salinas è uscito prima di 2 mesi prima di dicembre. Più o meno. Quindi sì, è uscito abbastanza di recente. È uscito abbastanza di recente. Però considerando che ha fatto schifo e nessuno l'ha utilizzato, una versione che qualcuno la utilizza ci sta, cioè secondo me ci starebbe nel mezzo. Sì, no, anche per me. Comunque di là io sono sicuro un brasiliano più Clifford come stranieri. E sui giapponesi che c'ho. Perché io per esempio Genzo non lo do così per scontato, Perché nessuno dice Genzo, ma io Genzo non lo do così tanto per scontato solo perché è uscito il Dream Collection a gennaio. Tu ti ricordi quando è uscito Yuga Dream Collection? 7 mesi dopo Yuga Dream Fest. E non do così per scontato che non ci possa essere anche Genzo. Mi fa strano un anniversario senza Genzo. Cioè questo anniversario non è uscito Genzo. Però devi anche dire che in questo anniversario tante carte non ci sono. Sì, però in genere quelli iconici, i 4 giapponesi iconici, Yuga, Misaki, Genzo e Tsubasa, in un modo o nell'altro te li fanno uscire sempre. In un modo o nell'altro. Mi fa strano che ne siano usciti per ora solo 2 su 4. C'è un anniversario senza Misaki e Genzo. Fa molto però, strano. Guarda, se mi fai un altro Genzo e mi fai un altro altri 6 mesi o 7 mesi in cui Genzo mi domina di nuovo la porta. No, quello Yuga non credo. Yuga domina di nuovo l'attacco. Cioè no. Rimaniamo stuccati sempre nelle stesse animazioni perennemente. Perché fino a ora Yuga dominava l'attacco, ora domina di nuovo Yuga. È passata una settimana che Yuga non ha dominato. Ora mettiamo di nuovo Genzo a porta, quindi vediamo sempre la stessa my soul, lui che si butta, piglia la palla, e si rialza. E che coglioni, cioè datemene un altro, datemi Wakashimazu, sono più contento, ma pure Morisaki mi va bene. Magari Morisaki. Morisaki verde, quello l'attuale, non è male. Vorrei capire se mi fa vedere la pubblicità o no. Mi sa che non me la fa vedere. Qualcun altro mi suggeriva anche Matsuyama. Effettivamente manca anche Matsuyama. Lo dicono tutti quanti per via del fatto che Misugi c'è il te con la singolo. Però. Ah, ok, può anche essere. Perché avendo il te con la singolo, uno dice ok, allora fanno uscire Matsu di là in modo che gli si completa il parco skill. Cioè, l'idea generale è quella. Però è un'idea generale che secondo me non, cioè può avere senso, anche perché pure Matsu, un anniversario senza Matsu, alla fine pure Matsu. Sì, esatto. Stranieri dicono di sicuro Zidane. Ragazzi, io su Zidane ho molti dubbi per il semplice motivo che non lo vedo come un personaggio da Dream Fest. No, io ci metto la mano sul fuoco che non è Zidane. Cioè proprio ci metterei la mano sul fuoco tranquillo che non è Zidane. Io non lo vedo come un personaggio. Cioè parliamo di uno che nel manga con la maglietta della Juve lo vedi in 3 vignette di numero quando esordisce Yuga, e con la maglietta della Francia lo vedi in 3 vignette di numero quando prendono 6 pere dal Brasile. Ma è come se ora se facevano Heartland Super Dream Festival, non aveva senso. Ma infatti, non io no, cioè magari in futuro, quando svilupperanno meglio il personaggio, ma oggi faccio veramente fatica a vederlo Super Dream Fest. Poi ok, hanno messo le tecniche nel mercato, no, tutte quelle menate lì, ok, lo so, non dico di no. Però le avevano messe anche a Brian le avevano messe a febbraio e siamo a giugno. E boh. Quindi... Ma poi comunque è scritto che deve uscire la versione Next Dream da qua a breve, la versione Next Dream con Naturiza, ecco perché Naturiza non c'è a questo anniversario, perché è uscito Dream Festival, c'è lo spacco, deve uscire Next Dream.
poi deve uscire Beckham, eccetera, Marcelo, tutti quelli del Real, sì, quello è vero. Quindi cioè, già sta scritto che deve uscire là, e probabilmente sarà uno dei prossimi, non voglio dire il prossimo Next Dream, ma se non è il prossimo è quello là dopo, per invogliare le persone a pullare, perché poi quando finisce l'anniversario le persone iniziano a tirare il portafoglio dentro e loro devono cercare di tirarti il portafoglio fuori. Quindi è sempre la solita cosa, metti qualcosa che invoglia a far pullare. Quindi no, se non è questo è il prossimo. E comunque non illudetevi che se sto anniversario dura un mese è solo perché ci faranno durare due mesi quello di fine anno con i mondiali. Non volevo essere così cattivo, ti dico la verità, stavo pensando positivo stavolta. Io sono contento però... che questo anniversario sia durato solo un mese, devo dire la verità, eh. C'è molta più facilità nel gestire le dream ball e quant'altro. Ma io già ero pronto con un fresh per scappare via, perché già sapevo la situazione, già ero pronto a tutto, quindi già mi ero preparato il fresh per scappare in Afghanistan. Fortunatamente per una volta tanto non devo rerollare, perché già era pronto il reroll nel caso andavo di freshino e via. Cioè è brutto dire, bruttissimo, un gioco che tu dici gioco da 5 anni, vai di freshino di nuovo, è bruttissimo, però se c'era la necessità preferisci dare 2000 euro, perché l'anniversario dell'anno scorso ha shoppata. Chi ha shoppato tanto, tanto è venuto, l'anniversario dell'anno scorso, non prendiamoci in giro, l'anniversario dell'anno scorso è stato esoso in una maniera incredibile, cioè se non hai sculato ogni singolo banner, dovevi letteralmente buttare soldi a non finire, cioè io quell'anniversario l'ho sculato tutto tranne Tiger Brand, quindi ho speso per Tiger Brand, ma per il resto sono stato sculato. Ma per il resto ho visto persone che hanno speso veramente i capitali, perché quell'anniversario chiedeva veramente... un 1000 euro, ma proprio base, te lo direi anche degli ultimi due anni, perché effettivamente tra quello 2020 e quello 2021 si stringono abbastanza la mano. E là è dove io ho preso il frescino e sono andato di frescino. Questo anniversario, l'ultimo anniversario che abbiamo fatto, l'ho sculato e ok. Questo qua invece è metà e metà. Vediamo venerdì che succede. Allora, ridando un'occhiatina ai banner, quello della Juve dura fino alla mattina del 1 luglio, quello del Giappone dura fino al 4 luglio, quello dei brasiliani addirittura fino all'8, quindi uff, avete voglia ragazzi, avete voglia. Però proprio per questo te lo devono fare bello, bello potente. Cioè l'unico dubbio che posso avere tra questi è se... Ma non neanche, finire o meno quello della Juve, ma che cavolo mi serve? Bacchius non lo potrei utilizzare comunque, Gentile meno che meno, Gentile forse mi servirebbe per l'abilità di squadra, 5 stranieri rossi, di club, 5 club rossi. Però anche se vuoi giocare una cosa tipo con una spada a sapporta e metti qualche bonus latino, siccome fa parte dei latini, a Bacchio sì, potrebbe diventare il portiere di riserva a un futuro Espadas. Però questo è se ora inizi a pensare in un futuro, questo può succedere, questo ora può succedere quello. Ma no, più che altro che mi sta veramente sulle balle pullare un giocatore solo per l'abilità di squadra. Già quello mi sta veramente. So che nell'anniversario è normale, perché negli anniversari sostanzialmente tre quarti dei giocatori che esci li pulli per le abilità di squadra. Non è che li pulli perché sono rotti, però mi sta veramente sull'anima. Però se tu esempio vedi la mia panchina, sai le SS blu a chi le hanno date quest'anno? Cioè le hanno date sulle... Le hanno date a Trezeguet, quelle di club o quelle nazionali? Quelle nazionali. Quelle nazionali le hanno date a Yuga, le hanno date a Snyder, e vabbè, le daranno sicuramente i brasiliani, e le hanno date ai nuovi giapponesi. Però per ora io in panca c'ho Snyder che è debuff e non fitta, c'ho Trezeguet che è debuff e non fitta, no, Trezeguet è club, vabbè, c'ho qualcun sì, altro. Comunque in linea generale mi stanno buttando in mezzo due o tre debuff che non è che mi piace molto la situazione. Però va bene così, da quest'anno comunque paragonato agli altri anni è molto più relax, non la stiamo vivendo con l'ansia, non la stiamo vivendo con quella cosa di dire non sai se finisce che quitto perché shafto tutto. Certo, tu non sei mai stato uno di quelli là che diceva quitto perché shafto, però la maggior parte delle persone il pensiero comune è quello: se va male abbandoni e poi magari ritorni mesi dopo. Quindi dico, almeno stavolta per la maggior parte della community è stato una cosa molto più rilassante,
che un bagno di sangue come è stato gli altri anni, quindi stavolta si deve dare un po' di credito, però ora stanno iniziando un po' a sbagliare, quindi vediamo un attimo. Diciamo che quest'anno, a differenza se non altro dell'anno scorso, un po' di dream ball le hanno date, perché l'anno scorso ci hanno fatto fare un anniversario di 2 mesi dove ci hanno dato praticamente le dream ball che potevano dare a un ottobre qualunque, non sembrava neanche un anniversario. Senza dare nulla, i banner erano troppo grandi, duravano poco, cosa che questa volta abbiamo sistemato, cosa che duravano poco, sembra che lavora la K-Lab che abbiamo sistemato, ma quindi stavolta è stato un po' migliore. Beh, da sistemare adesso alla fine, cioè tutto sommato ci hanno la menata lì dell'RNG, i cheat pass, poi vabbè magari i server un pelino più stabili, quelli non farebbero mai schifo, però adesso tutto sommato rispetto agli anni precedenti, Non è neanche così male. Allora, il problema però della connessione non è che non è stabile, cioè nel senso loro giocano con 4 tacche, noi giochiamo con 2, quindi sì, significa che il server principale è in Giappone, quindi il server principale non è qua, e noi accediamo al gioco tramite un proxy per non farci letteralmente stare con una tacca, quindi noi abbiamo 2 tacche, perché avranno un server che farà da proxy per farci avere 2 tacche, che è quello che serve un server proxy, ma comunque non ci avviciniamo neanche lontanamente a quello che vedono loro, cioè questa cosa non è... Io su sta cosa ci marcerei tantissimo, ci fosse la possibilità di parlare con la K-Lab, io ci marcerei in una maniera incredibile. Ma sai che quella non so se quello dipende dalla K-Lab dice che dipende dalla K-Lab quello? Allora, loro... Tu decidi tu dove comprare il tuo server, cioè alla fine tu, quando tu giochi a Tsubasa, tu non stai facendo nient'altro che connetterti a un computer che sopra al gioco in pratica, e quindi il computer ti funziona da server, che è quello che è, dal server che tu ti connetti e giochi. Quindi loro i server principali, che sono tutti i server che hanno di Tsubasa, li hanno in Giappone, non li hanno qua. Infame, prendetene uno in Lussemburgo, maledetti. Dovevano prenderne uno europeo, il discorso è che probabilmente gli sarebbe stato difficile fare i match con Global e Jap così, quindi per questo ti ricordi all'inizio quando eravamo divisi e non eravamo... Sì, che gli europei stavano con gli europei e i giappi stavano con i giappi. E quindi le connessioni erano un pochino più simpatiche, non ti trovavi davanti a questi problemi che abbiamo ora. Invece ora c'è chi pure le discussioni del dispositivo, cioè non è ok, io ho un bel cellulare quindi devo volare, però non è neanche bello che chi abbia un cellulare bellissimo, cioè va 3 volte più veloce di te e tu no. Sì, io me ne accorgo, c'è gente che tipo in area di rigore come mette giù la palla mezzo nanosecondo dopo, esatto, già sta tirando, a me neanche ancora ha caricato l'immagine, io neanche so come cacchio ha fatto, non mi carica neanche l'immagine, questo già sta tirando. Dico, la madonna, io ci provo 10.000 volte con il mouse, no? Con il mouse teoricamente può essere anche più veloce, ci provo 10.000 volte con il mouse, ma i tempi di caricamento sono totalmente diversi, logicamente l'emulatore è più lento, è Android, non è un iPhone, quello che sia, ma io non riesco a fare quella cosa scarica, scendi, scarica, scendi, scarica, scendi, scarica, scendi, alza, scendi, alza, scendi, non ci riuscirò probabilmente mai, finché un giorno non decideranno che se, ma... Un giorno lontano. Un giorno, forse. Prima o poi. Tanto walk, che cacchio è che... No, ragazzi, le cose in corsivo lasciatele perdere. Apriamo un nuovo server a Napoli, a casa Ripa. Nuovo record, hanno fatto un ottimo lavoro. Sì, gli scudi però potrebbero uscire venerdì, dai, non disperiamo sugli scudi, magari la speranza c'è venerdì, ma... Io, visto che comunque si è fatta pure una certa, vi devo lasciare con un messaggio importante da parte di un amico in comune con Bardi, che ha detto con Bardi, già sta preoccupando, vedo la faccia. Sì, sto sudando freddo e non per colpa della luce. Ma friend, tu non puoi più fresh da me perché tu aver saputo che io tenere sopra prezzo Dreamable, tu non più comprare da me, my friend, perché tu stai facendo questo? Dove stai comprando Dreamable? Da italiano? Stai comprando da Salvo, my friend, tu non fare questo sgarro a me, perché tu prossima volta che fai sgarro a me io prendo bomba, my friend, e faccio kaboom, my friend, scoppio tutto. Aspetta, come si chiude il computer? Faccio tutto, scoppio bomba, my friend, scoppio tutto.
è crashato. Sapevo, ci avrei scommesso che crashava. Ci avrei scommesso, non poteva finire meglio. Non poteva finire meglio. Allora, la prassi dice che dovrei dissociarmi, ma la verità è che la scenetta è stata talmente tanto bella per come è finita che non potrei né dire né fare nulla di più bello di così. Vabbè ragazzi, scherzi, tanto non lo sento neanche più in cuffia, quindi deve essere crashato veramente. Poi al massimo gli mando un audio. Io c'ho le gote rosse tipo Pikachu per il ridere. Vabbè ragazzuoli, tanto la live dovevamo comunque chiuderla perché Fabio deve sistemare il suo PC. Ma era una gag. Ah, l'hai fatto apposta! L'hai fatto apposta! Tu, genio del male, l'ha fatto apposta! Lo ha fatto apposta! Sei un genio. Allora sei semplicemente un genio. Allora Fabio, visto che ci sei, grazie. Per la live, grazie mille. E adesso va a resettare il PC. Esci la gatta, ti vogliono. Magari ti hanno anche sentito. No, ha detto oggi no. Ha detto oggi niente gatta. Ragazzoli, grazie mille. Fabio sta andando a sistemare il PC. Fabio, mi raccomando, sistemalo bene perché poi... Oh, fatemi riattivare gli alert, così vi lascio 2 minuti di sfogo. Ok, ho riattivato gli alert giusto sui saluti. Approfittatene perché poi dalla prossima volta li ristringo, non è vero, abbasso il volume, devo abbassarci il volume, li devo mettere tipo al 30%, perché se ecco che sono... Bellino Peppe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grazie signore che c'è! Ragazzi, io direi di chiudere così. Direi che chiudere così. Oh, prossima. Ecco, no, questo è importante. Il Milan è campione d'Italia. Prossima live giovedì prossimo. Mega live pool. Ho i peggio ticket. L'avete visti? Ve li fo rivedere. Ragazzi, settimana prossima c'ho i peggio ticket da aprire. I peggio ticket. E naturalmente c'è il Dream Fest. Quindi giovedì prossimo, probabilmente inizierò prima, probabilmente giovedì inizio verso le 8:30. Credo, più o meno. Fammi fare così, magari. Disattiva audio streaming. Ok, così già dovrebbe sentirsi. Perfetto. Allora dicevo, però io li sento, mannaggia la miseria. Devo far così, se no non riesco più a sentire un tubo. Non so se li sentite o meno, io dovrei averli mutati. Allora ragazzuoli, giovedì prossimo live, ore 20:30 circa. Circa 20:30. Circa, io ci provo. Infest, ticket, tutto quanto, si frulla anche la carta settimana prossima. Grazie mille ragazzi per averci seguito, grazie ancora a Fabio per la bella live. Buonanotte a tutti, buona fortuna se andrete anche a pullare in giro, quindi pace belli, buonanotte, alla prossima, ci vediamo venerdì col video del venerdì, quello sì.